Canali? Dove stiamo andando non c'è bisogno di canali. Futurama, al tempo dello streaming, assomiglia davvero a Ritorno al Futuro. Come tornare nei giorni che verranno, come sentirsi a casa dentro una sgangherata navicella spaziale. Sì, perché 10 anni dopo la sua fine, o meglio, dopo la sua terza cancellazione, la bizzarra creatura di Matt Groening torna finalmente su Disney Plus con la sua insperata 11ª stagione. Un episodio alla settimana, come ai vecchi tempi in TV, anche se adesso la TV non esiste quasi più. Un ritorno che noi amanti di Fry, Bender e compagnia aspettavamo col tipico mix di desiderio e paura, quello che si ha davanti alle cose a cui hai davvero voluto bene. Perché oltre alla curiosità e all'entusiasmo c'era anche un po' la paura di un Futurama invecchiato, spento, soprattutto fuori tempo. Anche perché in questi lunghissimi 10 anni di oblio il mondo è andato avanti e lo ha fatto anche molto velocemente. La TV è cambiata, noi siamo cambiati e soprattutto l'animazione ha sfornato tanti show a metà strada tra la commedia e la fantascienza che hanno proposto nuovi stili e soprattutto nuovi linguaggi. Qualsiasi riferimento a Rick e Morty è puramente voluto. Quindi la domanda è, com'è stato tornare dentro Futurama nel 2023? Ve lo raccontiamo subito. Sì, lo sappiamo, il tempo cambia le cose. E siamo sinceri, negli anni Futurama è uscito dall'ombra ingombrante dei Simpson, scrollandosi di dosso l'etichetta di cugino minore. Anzi, Futurama ha fatto innamorare quasi tutti con la sua comicità agrodolce, pungente e sempre intelligente. Una serie che negli anni ha dimostrato di saper leggere il presente molto meglio di Homer e Bart, ormai con il fiatone, visto che non riuscivano più a starci dietro come una volta. E insomma, Futurama ha sempre avuto il pregio di parlare di oggi nonostante fosse ambientato nel futuro. Ed è questa capacità di legarsi al proprio tempo, a rendere convincente l'inizio di questa 11ª stagione. Questo revival, infatti, riparte esattamente subito dopo il commovente finale della 10ª stagione. Dopo il blocco del tempo, il professore resetta l'universo e lo fa ripartire da capo, come dentro una specie di reboot. Un pretesto metanarrativo per un vero e proprio esame di coscienza, in cui Futurama chiede a se stessa: ma Futurama ha ancora senso nel 2023? Anzi, nel 3023? La risposta è un convinto sì. La sensazione è quella di un ritorno a casa, o meglio, di una birra tra amici che si ritrovano dentro un pub spaziale. Perché l'11ª stagione inizia proprio prendendo atto del tempo passato, un tempo in cui Fry e gli altri sono rimasti immobili nel tempo, mentre tutto il resto è andato avanti, stravolgendo tutto. Ma dove? Nello spazio? In qualche pianeta alieno? No, semplicemente in televisione. Sì, fa un po' strano dirlo, ma questo Futurama 11 ci ha ricordato molto Boris 4. Paragone azzardato, sì, lo sappiamo, ma fidatevi, sono due grandi ritorni molto simili. Perché entrambi si interrogano su quanto lo streaming abbia stravolto tutto. I contenuti, i contenitori e soprattutto noi, il pubblico. E così, ecco Fry alle prese con una strana ansia da prestazione, la missione impossibile di voler vedere tutte le serie TV mai prodotte. Una vera e propria impresa titanica, che lo porta a un binge-watching matto e disperatissimo. Ma al di là della parodia, di Netflix e di Black Mirror, e dell'autoparodia, visto che viene scomodato anche Hulu, ovvero il network che produce Futurama oggi, Futurama allarga lo sguardo anche oltre la buffata streaming, che ormai non ci fa godere più niente, creando solo una malata cultura dell'hype, quella in cui aspettare la novità conta molto di più che gustarci quello che vediamo oggi. E con quel vago potere profetico di tutte le creature di Matt Groening, questa stagione mette anche il dito nella piaga di chi le serie le gira e le scrive, non solo le guarda. E qui scoperchi un vaso di Pandora pieno di gente stressata, sotto pressione, che lavora tanto e soprattutto lavora male. E tutto questo, in pieno sciopero di attori e sceneggiatori, lo ammettiamo, fa un certo effetto. Tutto raccontato sempre con la solita, finta leggerezza di Futurama, graffiante anche quando ti fa ridere, o meglio, sogghignare a denti stretti. Certo, sono cambiate tante voci storiche del doppiaggio italiano e l'effetto iniziale può essere un po' straniante, ma lasciateci dire una cosa, che sul mitico Bender, ovvero la mascotte dello show, soltanto un gigante come Carlo Valli poteva sostituire un gigante come il compianto Dario Penne. Insomma, un ritorno piacevole e rassicurante che riflette proprio sul senso del ritorno stesso. La speranza ora è che le prossime puntate ci sorprendano e ci spiazzino come solo Futurama sa fare, portandoci nel futuro, parlando del presente. E noi saremo lì. Bentornato nel 3023. Signor Fry, ci è rimancato. E voi, che aspettative avete su questa 11ª stagione di Futurama? Avete visto la prima puntata? Fatecelo sapere nei commenti. Noi, come sempre, ci risentiamo qui, sugli schermi di Screamworld.